Ciao a tutti e bentrovati. Il video di oggi lo giro in cucina perché volevo parlarvi dell'acqua. E come vi avevo accennato nella presentazione del canale, mi ero ripromessa avevo questo desiderio di parlare dell'informazione dell'acqua in un modo un po' più approfondito. Cosa è successo? Che mi sono posta delle domande in modo naturale e quindi colgo anche l'occasione per parlare di questa cosa. Mentre versavo l'acqua e ragionavo e mi ponevo delle domande, perché come vedete io ho delle bottiglie blu, e mi sono posta appunto delle domande come ad esempio come potrei affrontare l'argomento da un punto di vista più scientifico, meno diciamo sciamanico e quindi metterla un po' sul se mi credete bene, se no pazienza. E insomma, mi sono posta un po' di domande e quando ci si pone delle domande che partono da un'esigenza interiore, è probabile che ci avviciniamo nell'ambiente alla risposta o l'ambiente si avvicina a noi, insomma, un po'. È una cosa un po', vengono chiamate sincronicità. Ad ogni modo, sono in qualche modo una metacomunicazione. Allora, vi racconto la mia esperienza. Dopo questo desiderio, è successo che il professor Corrado Malanga nel suo sito ha postato un'intervista in cui dà delle spiegazioni più scientifiche legate alle teorie, per esempio, di Emoto, sulla cristallizzazione dell'acqua, sull'informazione che possono, dove le molecole possono diventare più o meno benefiche in base all'essere sottoposte a una buona musica piuttosto che a delle buone parole, piuttosto che a della musica più legata a suoni di odio e parole di odio. Quindi vediamo che le molecole modificano e acquistano una struttura più o meno armoniosa in base alle vibrazioni a cui la sottoponiamo. Le vibrazioni possono essere parole scritte nella bottiglia piuttosto che musica. Io ci aggiungo anche pensieri perché ultimamente la mia acqua non la informo più con le scritte, ma la informo con un'intenzione. Quindi cosa dico? Ho bisogno di lavorare su delle cose di me perché magari devo guarire su dei punti, su delle cose. Allora cosa succede? Che dico, informo l'acqua, la informo. Non è che faccio l'imposizione delle mani per dare l'energia, eccetera. No, decido che cosa, l'informazione che voglio dare a quest'acqua. Diciamo che avviene una richiesta, una comunicazione con le molecole e per rafforzare possiamo anche sentire questo contatto oppure deciderlo. Continuo a mettere delle scritte perché le bottiglie sono tante, quindi mi posso anche dimenticare. Siccome queste blu hanno un'unica intenzione, ossia di accelerare il metabolismo, allora non c'è bisogno che ce le scrivo perché hanno tutte la stessa intenzione. Mentre questa gli ho dato una voce per guarire, una voce un po' generica, ma comunque. Io so a cosa è rivolta perché magari ci sono degli organi che vanno armonizzati del mio corpo. Per esempio, questa l'ho preparata senza il vetro blu e praticamente ho messo la Shungite e nel negozio di minerali me l'hanno pesata in modo tale che questa influenza 1 litro di acqua. Il peso della quantità di questa Shungite influenza il litro d'acqua. Ci ho aggiunto una sfera di quarzo rosa e un'ametista. Questo per dargli un'informazione più armoniosa e cristallizzata.
in modo tale che dal mio punto di vista possa educare le mie cellule e gli possa dare l'informazione meravigliosa che hanno questi cristalli. E come vi dicevo, ci ho messo la scritta. Ci ho messo la scritta guarire perché mi potrei dimenticare dell'intenzione che ho dato a quest'acqua. Quindi la scritta la metto sia per influenzare ovviamente l'acqua, ma soprattutto per ricordarmi che intenzione gli ho dato. Ecco, poi volevo dirvi questa cosa, che mi ero posta queste domande che sono in qualche modo hanno trovato dei contatti di risposte nell'ambiente, e quindi come prima cosa nel sito del professor Corrado Malanga c'è una bellissima spiegazione sull'acqua che vi metterò in descrizione, di cui vi metterò il link in descrizione. Poi volevo aggiungere che dopo questo video mi sono detta: ok, i vari video li farò solo dopo averla studiata bene questa cosa, perché mi sono vista l'intervista del professor Corrado Malanga, ma bisogna ascoltarla più volte e capire un pochino quando si arriva al punto un pochino più impegnativo per capire cosa succede a queste molecole. Intuitivamente ci si può un po' arrivare, ma bisognerebbe, dal mio punto di vista, riascoltarla più volte per capire bene di cosa stiamo parlando. Poi, quindi che cosa volevo dire? Cos'è la sincronicità particolare che è successa? È che c'è il coronavirus, io lavoro in una biblioteca e abbiamo aperto questa biblioteca in modo però col contagocce, nel senso che si accettano utenti che hanno espressamente bisogno di fare una ricerca, quindi devono mandare un'email e chiedere di poter consultare quel libro. Poi quel libro va messo nelle buste di plastica, tenuto in quarantena, eccetera, eccetera. Fatto sta che è ancora limitato l'ingresso alla biblioteca, ed essendo una biblioteca antica che sembra quasi quella di Harry Potter, molti vengono per trovare quel raccoglimento, quella serenità, quella concentrazione che troviamo nelle biblioteche antiche, dove c'è un silenzio sacro. Al che ero in portineria, mi telefona una persona e mi domanda se siamo aperti per studiare i propri libri. Al che gli devo dare la notizia che siamo ancora chiusi e che apriamo solo per persone che fanno espresse ricerche su dei libri che abbiamo in biblioteca. A quel punto la domanda nasce spontanea, ma perché questa persona dice: un peccato, le biblioteche, bellissimo studiare nelle biblioteche e trovare quell'atmosfera che solo la biblioteca può dare. Al che mi dispiaceva interrompere così la telefonata, tipo la centralinista: signori, siamo chiusi, arrivederci, grazie, boom, e fare quella scena così proprio. Allora, a quel punto, per non essere troppo rigida e dire: signora, mi dispiace, è tutto chiuso, ciao. E gli ho domandato, ma sentendo comunque anche la qualità del fatto che la persona apprezzava la biblioteca, eccetera, la sensibilità che aveva messo nella frase, allora ho domandato: ma cosa sta studiando? Che cosa vorrebbe, che studi sta portando avanti? E questa persona mi dice: l'informazione dell'acqua dal punto di vista scientifico. E io bene, ho detto benissimo. Ma se vuole, ho detto, se vuole le indico un link di un professore che ha appena postato una cosa del genere. Bene, lei chi è il professore? Io, Corrado Malanga. E lei: lo conosco da tanti anni. Bene. E a quel punto, insomma, chiacchierando, gli ho domandato se aveva fatto la coscienza integrata, e indovinate, ha fatto la coscienza integrata. È stato un bell'incontro, quindi ho chiesto a Valeria, che è così che si chiama questa professoressa studiosa, e gli ho domandato: potresti condividere, dedicarci un pochino del tuo tempo per dirci qualcosina su quest'acqua? Lei ha accettato volentieri e quindi
per comodità logistiche, diciamo che gli ho chiesto se faceva un video come per farci vedere, mostrarci come prepara l'acqua e poi se mi scriveva due righe. Mi ha scritto un'email che vi leggerò e vi mostrerò nello stesso tempo il video che mi ha mostrato. E prima di iniziare a leggervi un po' questo lavoro che fa Valeria, di cui gli ho chiesto quel lavoro scientifico e mi ha risposto che comunque sta ancora preparando, sta lavorando ancora su questo argomento dal punto di vista, delle molecole, dal punto di vista fisico delle molecole, quindi quando ovviamente pubblicherà la ricerca piuttosto che il libro, piuttosto che gli articoli legati a questo documento, a questa ricerca, è probabile che ve la condividerò volentieri. Volevo dirvi due cosine, così riusciamo a capire meglio il video. Se ci facciamo caso, Valeria tiene con la mano la bottiglia prima di prepararla e misura col pendolo usando la scala di Bovis. A quel punto l'operazione successiva è dinamizzare l'acqua e a quel punto e dopo di ciò l'operazione da rifare è rimisurare col pendolo l'acqua con la scala di Bovis. Quindi cosa succede? Che vedremo che l'energia di quest'acqua è cambiata. È cambiata perché nel caso di Valeria ha due bottiglie che si possono congiungere con un tappino che ha filettato in modo tale che quando l'acqua si rovescia da una parte all'altra crea un vortice da una parte e poi un vortice dall'altra. E questo è il modo in cui Valeria ci sta condividendo l'introduzione alla dinamizzazione dell'acqua. Quindi volevo condividere questo video che ci ha mandato perché è l'inizio di tutto, diciamo, è l'inizio le particelle vengono dinamizzate, quindi viene da sé che l'acqua è come un po' come quella del ruscello. Io non avendo questo tappino e avendo fra le varie domande che mi ero posta, come vi dicevo, mentre bevevo l'acqua, la preparavo, mi sono detta: mi piacerebbe trovare un modo migliore per rendere un po' più ruscello. Ecco, e in questo è il modo che possiamo utilizzare. Per chi attualmente non ha il tappino, può, anche se non è la stessa cosa, ve lo dico, è solo un modo per muovere un po' di più le particelle, levargli quella staticità. Cosa può succedere? Possiamo fare in modo di fare così. Possiamo versarla dall'alto, per togliere questa staticità, quindi trovare un contenitore largo. Ora io non voglio nemmeno versare, non voglio versare nulla e quest'acqua è già meno statica. È un po' come l'acqua di ruscello quando scende dalla cascata. Volevo dirvi questa cosa e in particolar modo volevo anche dirvi come si può testare un'acqua in modo naturale, involontario se vogliamo, perché a me è accaduto in modo volontario, ossia mi sono fatta una bella insalatona di avogado diversi mesi fa e questi avogadi li ho messi tutti negli stessi bicchieri. Ho usato questi bicchieri qua. Questo bicchiere qui o quello un pochino più azzurrino, leggermente più azzurrino, ma comunque sono bicchieri bianchi. E quindi è successo che tutti questi avogadi sono rimasti fermi, statici nella crescita, cioè ossia non è successo assolutamente niente. Tranne che lui praticamente, se vedete, è cresciuto tantissimo, c'ha delle radici enormi. Lui praticamente è meraviglioso.
È meraviglioso ed è cresciuto, è stato aperto insieme a loro. Tra loro e quello che è cresciuto più di tutti è che lui l'ho messo qua, in questo bicchiere blu cobalto meraviglioso. Poi che cos'è successo? Che quando lui è radicato l'ho messo nel vaso ed è venuta fuori questa pianta splendida. Al che ho messo lui qua dentro. E allora lui è cresciuto subito velocemente, la radice è sbucata fuori subito. Al che ho detto, ok, te sei radicato, fra un po' lo metto in un vaso con la terra e allora ho fatto il cambio. Ho fatto il cambio e ci ho messo lui, che non aveva niente, non aveva nessuna radice. Allora ho messo lui e dopo poche settimane, se vedete, è venuta la radice anche a lui. Questa è l'acqua solarizzata, è più armoniosa. Adesso sto aspettando che lui radichi un pochino di più, appena gli cresce un po' di più la radice, ci metterò anche lui, perché lui è rimasto fermo. Lui è rimasto fermo perché per ora gli è toccato un bicchiere normale, perché non ne ho altri di bicchiere. Mi sono organizzata a trovare qua una bottiglia. Una bottiglietta color blu cobalto con i succhi di frutta, solo che questi si possono utilizzare solo dopo che la pianta abbia radicato, perché prima non prende contatto con l'acqua, con la bocca troppo piccola non è possibile immergerli un pochino nell'acqua. Il bicchiere invece è meglio perché ha la bocca più larga. Comunque, una volta che radicano, li metto nei bicchieri blu del succo di frutta. Ce lo beviamo e poi li utilizziamo. Quindi, con il video di oggi vi condivido il lavoro di Valeria, in particolar modo Valeria ci ha dedicato un po' del suo tempo per spiegarci come dinamizza l'acqua. Spero che ci saranno altre occasioni per fargli delle domande in modo diretto, e per ora vi posto il video che mi ha mandato e possiamo vedere come l'acqua crea un vortice dentro la bottiglia. Sono andata a vedere su internet quanto costano questi tappini, perché anche per me è una cosa nuova, questi tappini che hanno una filettatura particolare che dà una linea poi all'acqua per come girare in modo vorticoso. Quindi sono andata a vedere come prezzi i tappini di plastica. Ci sono dei tappini che vanno dalle 14, 15, 19, 20 euro. Ci sono anche quelli da 40 euro, ma insomma bisognerebbe vedere che kit è, cosa ti spediscono. Ad ogni modo, io per curiosità sono andata a vedermi queste cose. I prezzi, perché sono incuriosita e probabilmente me ne compro uno. Sicuramente me ne compro uno. Devo dire che anche come prezzo, per poi come per avere poi un risultato che ci dinamizza l'acqua, non è male, soprattutto per chi vive in città come molti di noi. E quindi è un'idea in più che ci viene data, è un'occasione in più per scoprire una cosa nuova che fa bene, quindi non è un acquisto troiaio, ma è una cosa nuova che fa bene, e quindi buona sapersi anche questa. E io non avevo mai sentito parlare di dinamizzare l'acqua in questo modo, per cui sono anche molto contenta che Valeria abbia condiviso con noi questa informazione. Quindi vi lascio alla lettura della presentazione di Valeria e di quello che ci descrive come fare. Quindi, concludendo, quello che volevo dirvi è che bere l'acqua lo dicono tutti che fa bene. Quindi, già dedicarsi un po' di tempo per bere dell'acqua è già positivo. Io non ne bevo mai abbastanza perché mi dimentico. In questo modo invece mi accorgo che bevo anche volentieri. Cosa succede? Che siccome d'estate mi piace bere l'acqua ghiacciata, marmata, mi metto un po' d'acqua normalissima in freezer a metà bottiglietta per portarmi al lavoro l'acqua fresca.
Quindi ci metto questa. Questa influenza l'acqua ghiacciata, cioè l'acqua che la, se mettiamo quest'acqua qui all'interno di una, di un bicchiere d'acqua, per esempio, che si unisce a un altro bicchiere che non è stato informato, le particelle si mandano questa informazione. Quindi se vi trovate ad avere una mezza bottiglietta con l'acqua normale e una già solarizzata, comunque informata, dinamizzata, a quel punto possiamo metterle insieme perché comunque l'acqua comunica con le altre particelle che prendono la loro forma. A questo punto volevo dirvi che questa cosa, che cosa ci dà di positivo? Intanto ci fa riflettere perché la domanda da porsi è che cosa vogliamo cambiare, su cosa vogliamo lavorare, che cosa vogliamo modificare. Quindi già porsi questa domanda a palle ferme, aggiungerei, è un modo per, intanto per fare una verifica interiore, un'autoanalisi, un mettersi un po' in discussione e dire ok. Da oggi voglio muovermi verso una direzione nuova, intanto. Poi, quindi, farsi la domanda che cosa potrei modificare, che parola posso mettere, è un'elaborazione di qualcosa che poi vogliamo. Ci accorgiamo che all'inizio ci può venire una frase lunghissima. Ah, mi piacerebbe che bli bla bum bam bim bim bo, viene fuori una frase lunga e poi ti domandi, ma qual è la parola che riassume questa cosa che voglio e usiamo quella o quelle. Quindi è già un modo per sintetizzare, andare al dunque su quelle cose che vogliamo modificare. Per esempio, io sto lavorando sul metabolismo perché mi si è fermato perché ho il metabolismo fermo, va un attimo mosso in tante maniere, ma intanto c'è anche questa. Poi, di sicuro, come dicevo, bere l'acqua fa bene. E un'altra cosa è che, siccome modifichiamo le cose, il pensiero arriva prima della materia, col pensiero arriviamo prima e quindi in qualche modo ci spianiamo la strada. E cioè facciamo luce verso quella direzione lì, come una lanterna che fa luce. Quindi il nostro pensiero va più avanti e raccoglie informazioni e comunque va verso la direzione delle informazioni che si è messo. Come dico sempre, se mettiamo spazzatura è un casino perché ci si capisce più una mazza e si va un po' a giro così a briglia sciolta alla cieca. Quindi si raccatta un po' il che viene, insomma. Quindi, cosa volevo aggiungere? Che andare col pensiero verso la direzione è come illuminare un po' più avanti la linea temporale, un po' più avanti, un po' più dietro, perché sappiamo che la informiamo in modo circolare, se non totale, perché siamo in un unico punto. Siamo in un unico punto, in un unico istante, nello stesso posto in qualsiasi tempo, per cui l'informazione del pensiero sta lì atemporale. Cosa succede? Che è protagonista il pensiero che mettiamo nella nostra testa. Quindi le cose si muovono anche verso quella direzione là. Cosa succede? Mettere una scritta, come dicevo, è un po' come nei videogame, ce l'abbiamo presente quel videogame che è fatto che quando sei al primo livello c'è la mappa tutta buia, poi l'omino tun 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 tun, va un pochino più avanti e gli si forma un prato illuminato, poi tun 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 va più avanti e vede un po' di più lo spazio illuminato, tun 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 tun, e la mappa inizia a vederla sempre un po' più chiara in tutti i punti. Ecco, secondo livello, terzo livello, un po' così. Quindi le mappe via via si allargano come conoscenza del territorio. E dal mio punto di vista è uguale il pensiero. Il pensiero è più avanti rispetto alla materia. Quindi il pensiero, sicuramente, che è quello creatore, fa il tun 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 tun, va un po' in avanscoperta, verso quella direzione lì. Quindi con questo vi lascio alla lettura della presentazione di Valeria. Valeria Rondoni è laureata in storia delle religioni.
Si specializza in arte e insegna fino al 1995 storia dell'arte moderna e contemporanea. Negli ultimi 20 anni si è dedicata all'organizzazione di eventi sociali e culturali, sia a Firenze che a Milano, lavorando con commercianti d'arte e artisti. Ha tenuto conferenze su temi artistici, teosofici e di divulgazione in ambito omeopatico. Ha pubblicato Perché dipingo, Poesie Shambra, Il nuovo liceo Fantasia, Multime, Base Loba e vari racconti, tra i quali La strega violina su Amazon. Nel video, allora, Valeria mi ha mandato un'email perché gli ho chiesto se poteva spiegarci qualcosa da inserire insieme al video che mi ha mandato. Per cui Valeria ci scrive: nel video che presento sto preparando l'acqua col metodo Devajal. Vi riporto quanto descritto nel foglio di presentazione del prodotto. Victor Schamberger, che studiò a fondo il movimento a vortice dell'acqua e per primo ne esplorò le potenzialità di uso, ipotizzò che questo movimento, definito implosione, attivasse un'energia del vuoto creatrice e ristrutturante che allineava le molecole dell'acqua, ridando l'energia e vitalità ed aumentando le sue capacità inesplorate di memorizzare le informazioni e di risuonare con analoghe forme di movimento presenti nel cosmo. Il Devajal è un tubo generatore di vortici con doppia filettatura studiato per dinamizzare l'acqua, facendola passare da una bottiglia all'altra. Seguendo le intuizioni e le ricerche di Masaru Emoto sui cristalli di acqua congelata, su di esso sono state stampate le parole amore e gratitudine in varie lingue. Tutti coloro che hanno bevuto l'acqua vorticizzata con il Devajal hanno notato un miglioramento del gusto, un'acqua più leggera e più dolce, più fresca. Molti hanno dichiarato di avvertire un senso di pace. In tutte le misurazioni compiute da più persone con metodi radioestesici, pendolo e scala di Bovis, l'acqua del rubinetto o minerale vorticizzata con il Devajal ha evidenziato un aumento vibrazionale. L'acqua dalle iniziali 3-5000 passa alle 30-35.000 unità Bovis. Sul Devajal potete anche scrivere o attaccare altre parole come autocontrollo, coraggio, sicurezza, tranquillità, eccetera, e notare quali cambiamenti intervengono. Nel video si vede mentre preparo l'acqua per tutta la famiglia. La mia poi viene personalizzata. Come vedete nei video, mediante il movimento che imprimo all'acqua si creano i vortici che poi testo a mia volta col metodo della scala di Bovis. I test rivelano valori assai differenti tra un'acqua della cannella, un'acqua fatta scorrere col filtro della Brocca Britta e un'acqua vorticizzata. L'acqua che vorticizzo è quella di cannella, poi filtrata dalla Brocca Britta. I vortici che si possono creare col metodo Devajal, cioè con quel tappino blu che vedete nel video, sono assai più potenti che dei vortici creati con un semplice imbuto. L'operazione va ripetuta 6 volte, 3 da una parte e 3 dall'altro lato. Ognuno naturalmente faccia la sua verifica con il test sulla propria acqua. La parte scientifica sulla fisica delle particelle dell'acqua
verrà approfondita nella pubblicazione che ho in corso. Ringrazio Valeria che ci ha dedicato un po' del suo tempo e vi saluto alla prossima. Ciao!